Ciao a tutti, sono Nese, sono qui con la seconda parte di apertura di questa box. Abbiamo un'intera box delle Spinny, che sono davvero carinissime queste trottole. La scorsa volta ho trovato l'alieno che si illumina al buio, quindi se vi interessa ve lo lascio in descrizione, il link al primo video. E sono troppo curiosa di vedere quali altre riusciremo a trovare. Ci sono rimaste ben 10 bustine, guardate quante, e le apriremo tutte in questa puntata. E niente, la scatola ve l'ho già fatta vedere, questa è la checklist. Queste qui e poi queste qua. Sono davvero tutte molto molto carine. Io spero tanto di trovare queste qua, il ninja e questa qui viola che mi piace tantissimo. Quindi vediamo se riesco a trovarle, insomma, in questa puntata. E ora le apriamo insieme. Metto da parte la scatola e iniziamo ad aprirle. Eccole qua. Allora, ecco la bustina, è davvero molto molto carina e ci troviamo a 2,50 € troviamo una trottola, una card, poi questo birillo e un anello per farle ruotare. E niente, e c'è stato lo spot in TV, perciò dice visto in TV. Andiamo, c'è il tag, la scorsa volta le ho aperte con le forbici, stavolta proviamo col tag. Eccolo qua. Un po', allora vediamo chi come si chiama. Acqua, eccolo, molto carino, veramente carinissimo. E appunto è dell'elemento acqua. Questa è la carta e questo è l'artwork. Bello, bello, andiamo avanti. Ah, e come vi ho detto la scorsa volta, io non sono molto brava a far ruotare queste trottole, perciò lo lascio a voi perché siete sicuramente più bravi di me. Io non sono proprio brava, non ci riesco bene. Andiamo avanti. Sì, ho trovato una di quelle che volevo. Allora, questa è Angel. Che carinissima, ha tipo le ciglia che sembrano ali, infatti. Eccola, vediamo un po'. E gli hanno dato un altro artwork maschile, non so perché, poteva farlo qualcuno femminile, però questa è carinissima. Oh, che adorabile, sembra tipo un cagnolino manga kawaii. Mi piace! E è lilla e blu. E ovviamente hanno anche queste rotelline, quindi possono essere tipo macchinine, oppure possono ruotare così, oppure possono ruotare così, in questo modo qua. Più li impilate e più punti fate, ovviamente. Cioè, ne potete mettere tipo una sopra l'altra così. Però io non sono capace, scusate. Non ci provo neanche proprio, non sono capace. E ci sono anche alcune che sono per squadre di calcio, tipo una bianconera che è una zebra e per la Juve e così via. C'è quella per l'Inter, per la Roma, eccetera. Bene, ho trovato una che volevo. Yeah, andiamo avanti. Ok, altra bustina, dunque, 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 eccolo qua. Solito birillo. Il ninja! Questo pure lo volevo. Yeah! Ninja. E questa è la carta. Wow, molto bello. Sembra un po' uno di quelli che combattono su Avatar, la leggenda di Aang, non so se lo conoscete come anime. Carino, mi piace. Allora, ha questi due simboli. Non so chi di voi studia il giapponese me lo potrà dire, non so, forse significa ninja, boh, non lo so. Comunque, eccolo. E niente, è tutto tutto nero, come un ninja, ovviamente. Mi piace tanto. Ah, che carino, lo adoro. Mi piace, mi piace. Ok, altra bustina. Tan, 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 tan. Oh. Nesce, ok. Sì, l'altra che volevo. L'altra occhio a manga si chiama Aria. Che carina, sembra tipo un cagnolino con gli occhi bucciosi o una specie di coniglietta. Carina, mi piace tanto. Allora, questa appunto è Aria. Credo sia il simbolo dell'aria. Perché me lo ricordo dalle Witch, era simile a questo. È adorabile. Ora quale scelgo tra le due? Sono troppo carine. Mi piacciono. Anche questa forse mi piace anche di più. Boh, vediamo.
E poi il solito anello, il solito birillo. E qui la carta ci fa vedere, wow, cos'è sta roba? Una specie di elefante indiano. Wow, carino. O un bufalo forse. Wow, molto particolare. Ta-da! Andiamo avanti. Sono troppo contenta che l'ho trovata. Allora, vediamo un po'. Un leone, che però ha la figura di un orso. O forse è un orso? No. Ah, è un orso, ok, scusate, mi sembrava un leone dalla foto. Ok, è l'orso, giustamente. E eccolo qua. Molto carino. Un piccolo orsetto assassino. Carino, mi piace. Anche questo con le rotelline. Allora, andiamo con questo. Il robot. Questo mi piaceva tantissimo. Eccolo qua, il robot. Oh, che carino, questo lo adoro, mi piace tanto. Adoro i robot e questo sembra molto 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 fatto bene. Mi piace tantissimo il dettaglio della bocca. Bellino molto, mi piace. Yeah. Altra bustina, ne mancano tre, credo, o quattro, boh, vediamo. Il piranha, mi piace il piranha. Allora, ta-tan! Guardate che faccia, è fatto benissimo. È fantastico il piranha, mi piace tantissimo. E sono spaventosissimi i piranha. Eccolo qua. Una specie di punk. Forte, mi piace. Ok, sì, ne mancano tre. Allora, andiamo con questa. Il drago. Questo è il fuoco, giustamente. E ha come artwork uno stupendo drago. Come sapete, sono i miei animali mitologici preferiti. Che bello! Wow, lo adoro. Mi piace tantissimo e questa forse dovrebbe simboleggiare tipo la Roma, suppongo. Però mi piace tantissimo. Ultimi due. Questo non ha il tag. Guardate. Non ce l'ha. Ok, apriamo con le forbici allora. Una dimenticanza di fabbrica probabilmente. Terra. Giustamente c'è acqua, terra, fuoco, aria. E questa è terra. Che puccio. Eccolo qua. E è molto carino, sembra una specie di coccinella verde. Molto carino, mi piace. Fatemi sapere qual è il vostro elemento preferito. Il mio è l'aria, è sempre stato l'aria. Però comunque sono tutti davvero molto belli. Fatemi sapere qual è: acqua, terra, fuoco o aria. E aria corrisponde a questo, quindi questo è il mio preferito. E andiamo ora con l'ultima bustina che ci sarà dentro. Vediamo un po'. L'ultima bustina. Giusto. L'aquila. Ta-da! Bella, fatta molto molto bene. Questa è molto americana. Mi piace un sacco. Eccola qua, la Eagle. Bella, fatta molto bene e dettagliata. Questa è la carta. Wow, stupendo. Questo ha sia una spada, sia una pistola, sia un cannone al posto del braccio meccanico. Cioè, una specie di fucile, tipo. E qua ha una specie di aquila mutante con sulla coda dei tentacoli da polpo. Perché no? È carina. E amo i popcorn, beh, giustamente, certo. Mi piace. Ok, ecco qui tutti quelli che abbiamo trovato oggi. Io li adoro. E la mia preferita, sì, probabilmente appunto è Aria. Però mi piace tantissimo anche questa con gli occhi pucciosi, il ninja, il drago, l'aquila e il robot, ma anche il piranha. Sono tutti molto molto belli. Sono fatti davvero bene, sono stupita perché questa serie mi piace tanto. Fatemi sapere qual è il vostro preferito e fatemi sapere se anche a voi piace lei. Sicuramente mi cadranno tutti, io ci provo a impilarli, però mi cadranno sicuro.
Aiuto. No, non ce la farò mai. No, cadono assolutamente. Ok. Ah, ci ho provato. Comunque, sono molto carini. E fatemi sapere se li prenderete e qual è il vostro preferito e qual è il vostro elemento preferito. Vi ricordo di partecipare al mio giveaway. E poi mettete like, commentate, iscrivetevi al mio canale se vi va, condividete il video se vi fa piacere. E niente, restate sintonizzati per ulteriori video e aperture di box. Vi mando un bacione e un salutone e ci vediamo presto. Ciao!